E siamo qui al Castello dell'Abate, dove per tutto il mese di agosto ci saranno un ricco calendario di appuntamenti proprio qui nella biblioteca comunale. Sì, oltre alla biblioteca all'interno esistono 50 piccole case editrici che vengono qui messi in esposizione per fare la gioia dei turisti che arrivano, perché i nostri turisti sentono il bisogno di conoscere, di sapere i luoghi dove stanno e il mezzo più efficace, il migliore, è appunto un testo che parli del genere zoologico. È una raccolta che faccio da ben 33 anni, sono il professore Malzone, sto all'interno della struttura della biblioteca, ma nello stesso tempo ogni sera cerco di dare la possibilità a chi ama il gusto della cultura e della lettura di sedersi ed ascoltare un convegno oppure ad assistere ad una presentazione di un libro. Qual è il messaggio che si vuole lasciare a chi decide di presenziare a queste serate? Beh, la Signa è nata tanti anni fa, 33 anni fa, è nata con l'obiettivo di promulgare in modo particolare il gusto alla lettura. Si legge poco, e quindi una rassegna che riguarda il testo, il libro, il profumo di libri è importantissimo, soprattutto per le nuove generazioni. Il secondo motivo è quello di promuovere tutte quelle piccole case editrici che fanno enormi sacrifici, che sono della provincia di Salerno oppure della regione Campania, e che alla fine devono chiudere perché non trovano i finanziamenti o perché i libri non si vendono, ma fanno la gioia di quelle persone che devono fare la tesi di laurea, o degli stessi professori universitari che vengono qui a trovare dei testi fuori catalogo che non è possibile reperire anche nelle più grandi librerie che esistono nella nostra regione, ma anche, credo, in tutta Italia. E faccio la gioia di questi signori. Terzo motivo è quello di dare a chi viene durante i mesi estivi non solo la corsa al cornetto, alla pizza la sera, ma anche sedersi ad un tavolo e ascoltare appunto un libro, oppure sentir parlare di tradizioni popolari, di gastronomia del Cilento.